Ben ritrovati dopo l'estate, riaggiorniamo le strategie di portafoglio. Un'estate abbastanza noiosa dal punto di vista macroeconomico, mentre certamente più agitata dal punto di vista geopolitico e dei comportamenti di mercato. La macro non ha riservato grandi novità, tutto sommato non sta troppo male, in particolare in Europa sembra tutto sommato ben impostata la crescita, mentre c'è una sensazione così di manca qualcosa, ecco, soprattutto in America, sotto il profilo dell'inflazione, qualche preoccupazione sembra destarla anche alla banca centrale. Ma il punto è che invece sono stati più importanti o più caratterizzanti gli shock esogeni, ovviamente quello geopolitico con la Corea del Nord, che è, adesso non facciamo gli strateghi militari, ma insomma tendenzialmente potrebbe essere un braccio di ferro che si protrae. Evidentemente qui si contrappongono la sensazione da un lato che sia un déjà vu e che si possa ripetere senza grandi ripercussioni, dall'altro il fatto che se c'è un salto di livello nella sfida rappresentata dalla Corea del Nord, adesso con i missili a lunga gittata, l'America a un certo punto possa non poter più stare con le mani in mano. Evidentemente questo rischio ce lo porteremo dietro per un po'. D'altra parte, d'altro canto, l'uragano, per la verità, ha anche aiutato qualcosina, per esempio l'impasse politica interna in America che ha facilitato, il passaggio quindi delle norme che hanno consentito l'approvazione dell'innalzamento della soglia del debito e quindi da questo punto di vista, per assurdo, uno shock, naturale ha, diminuito la tensione o il rischio politico interno. In questo quadro abbastanza articolato, il mercato a sua volta ha delle contraddizioni abbastanza forti, che si riflettono nei comportamenti delle banche centrali, che troviamo da un po' di tempo anche contraddittorio e un po' schizofrenico. La Fed ha cambiato idea da un atteggiamento piuttosto duro di giugno, è passata a essere estremamente compiacente nei mesi successivi, nelle ultime indicazioni e infine forse è tormentata anche da problematiche relative all'avvicendamento ai vertici, c'è stata una dimissione importante del vicepresidente Fischer e a questo punto i posti vacanti sono numerosi, quindi aumenta l'incertezza, insomma, su cosa sarà la Fed fra qualche tempo, essendo così ampio il turnover previsto. In questo quadro crediamo ancora che le chance di un rialzo a settembre, scusate, a dicembre dei tassi di interesse siano ancora concrete, il mercato invece considera completamente sparita dal radar questa eventualità. Quindi una prima piccola contraddizione qui che senz'altro sta pesando anche sul dollaro. La BCE dal canto suo è alle prese con un problema valutario ancora più serio, nel senso che ormai è chiaro che è stato ufficializzato che l'andamento dell'euro ha un impatto negativo sull'inflazione, ma l'euro evidentemente si sta muovendo per fatti suoi e d'altro canto proprio intorno a questo tema si può capire quali siano le varie contraddizioni. Se fossero solo i fondamentali a sostenere l'euro, non avremmo il Bund che rende di nuovo solo lo 0,3 e non avremmo l'equity europeo che sottoperforma l'equity americano di 7 punti e di 5 punti quello internazionale. Quindi è un po' come se l'euro fosse un'esogena. L'euro si muove per primo, allora, solo una volta capito questo, le altre due variabili hanno un senso. Come a dire che c'è probabilmente in atto una ricomposizione dei portafogli, forse di riserve internazionali, che è difficile catturare e spiegare sulla base dei fondamentali che siamo abituati a guardare. Non c'entrano e non sono sufficienti a spiegare il comportamento dell'euro né i fondamentali macroeconomici né quelli finanziari di breve termine. Basti dire che il differenziale di tassi di interesse tra Europa e il resto del mondo è piatto completamente da maggio e invece abbiamo avuto un apprezzamento in termini effettivi di oltre il 5% della valuta.